Non ve lo nascondo, voglio essere molto onesto. È stata una sofferenza, è stata una sofferenza. Perché ormai è diventato questo, è la conferenza stampa di quest'anno. Non ho neanche più la forza di arrabbiarmi, devo dirvi la verità. Per fortuna ci sono stati un paio di spunti interessanti, ma proprio un paio, due o tre domande sulla partita di domani, due o tre domande interessanti anche oltre la solita, stantia, ripetitiva, classica domanda sullo scudetto, sull'Inter, sul quarto posto, sugli obiettivi. Madonna, ragazzi, ma io veramente. Cioè, i casi sono due. O la gente si diverte e ci facciamo delle grasse risate a ripetere sempre le stesse tre cose, ci facciamo delle grasse risate, oppure sono persone che non seguono così assiduamente quello che succede dentro il mondo Juve e che per lavoro fanno un po' qui, un po' lì alcune squadre, e quindi non seguendo tutto non si ha la panoramica completa e si dice ma sai che questa domanda mi sembra proprio intelligente da fare, adesso quasi quasi vado in conferenza stampa e chiedo a lei che cosa ne pensa della corsa a scudetto e qual è l'obiettivo della Juve. Quindi io vi dico già da subito che leggerò, sì certo, le domande, le risposte di Allegri sullo scudetto, la corsa a scudetto, non le commenterò perché non ho voglia di ripetermi, non ho voglia di farvi perdere del tempo. Semplicemente, questa ormai è diventata la mia conclusione. Vi dico subito però due cose. Intanto, vabbè, che nel pomeriggio uscirà un contenuto nuovo, che sarà un confronto tra Chiesa e Yıldız, secondo me molto interessante, e per fortuna anche oggi nella conferenza stampa questo argomento è stato trattato. Quindi abbiamo un aggancio. Ve lo metto qui sopra YouTube, boh, intorno alle 18, 18:30, una roba del genere, e lo metto in anteprima per gli abbonati. L'ho già registrato, l'ho già caricato prima della conferenza stampa, lo metto in esclusiva per gli abbonati. E poi che ieri non ho fatto la conferenza stampa di Diallo per un motivo, non c'era chissà che cosa da dire, sono state domande molto standard, lui è sembrato abbastanza tranquillo, non c'era da dire chissà che cosa, e quindi semplicemente non mi sembrava il caso di mettermi qui e registrare un contenuto in cui non c'era niente da dire se non due o tre curiosità sul fatto che avesse giocato con Weah, avesse giocato con Leao e bla bla bla. Quindi ho preferito non annoiarvi con un contenuto privo di significato. Vi chiedo di lasciare un mi piace, vi chiedo di lasciare un'iscrizione, vi chiedo di commentare. Abbiamo l'obiettivo di arrivare a 250.000 iscritti entro maggio, quando il canale YouTube compierà 10 anni. Invecchiato insieme a voi davanti a questa telecamera sui vostri schermi. E fate un salto anche sul secondo canale, che ho un secondo canale YouTube che sta diventando molto molto attivo e interessante. Allora, Allegri dice: Diallo ha fatto un pezzo con la squadra, abbiamo fatto delle valutazioni fisiche e atletiche. Rientra da un crociato, aveva già lavorato con il Lille, pian piano lo inseriremo, è una risorsa. Insomma, non ha spiegato se effettivamente sarà convocato domani oppure no. Sembra quasi un no. Poi vedremo se avrò indovinato oppure no. Però sembra quasi un no, lo inseriremo pian piano. Ha fatto un pezzo, abbiamo fatto delle valutazioni. Mi sembra andare nella direzione del domani non sarà convocato. Però vediamo, anche perché Danilo è diffidato e la partita dopo è già il derby d'Italia. La squadra sta bene e ha lavorato. Sappiamo dell'importanza della partita domani con l'Empoli, cerchiamo di fare bene. Noi non è che siamo stati più bravi delle altre, abbiamo lavorato molto sui nostri limiti, stiamo molto bene fisicamente e mentalmente, ma sappiamo che domani c'è una partita da vincere. Non serve vincere prima, lì siamo tutti bravi. L'Empoli ha cambiato allenatore, Nicola si è presentato con una vittoria netta per 3-0 contro il Monza rischiando poco e niente. Ha dato molta solidità alla squadra, non subendo gol e facendone tre. Le partite vanno vinte sul campo, serve grande rispetto per l'Empoli, sapendo che sarà complicata come tutte le partite. Sì, d'accordo, complicata, come tutte le partite. Solite frasi fatte, giustissime da dire. Non dimentichiamoci che noi siamo la Juventus e loro sono l'Empoli, che ha cambiato 28 allenatori nella stessa stagione perché stanno facendo molta, molta, molta fatica. E noi siamo invece la squadra che in questo momento è prima in classifica e vuole rimanerci, al fronte anche degli asterischi di quegli altri che inseguono. Ecco, questa è una cosa che voglio mettere in primo piano, perché sì, è vero, sicuramente non sarà una partita facile, non esistono le partite facili scontate, per fortuna, all'interno di questo sport, però non dimentichiamoci neanche questo. Credo che giocherà Miretti. Ho qualche dubbio sugli esterni in difesa, visto che Danilo è diffidato. La squadra comunque sta bene. E quindi per la prima volta in stagione Allegri ci dice che ci sarà una riflessione su un giocatore diffidato. Quando Gatti era diffidato, Allegri aveva detto no, beh, andrà in campo, non succede niente. Invece, con lo scontro diretto contro l'Inter, c'è la volontà di andarci un po' più piano, un po' più con calma. Chiesa domani non sarà disponibile.
ce lo aspettavamo, in realtà, già da ieri iniziava a circolare questa roba. Ha fatto una settimana fermo, ieri ha fatto poco e niente, ormai lo portiamo, o almeno cerchiamo di portarlo almeno a disposizione per la partita con l'Inter. È un giocatore che va recuperato, è molto importante per noi, soprattutto ora che inizia la seconda parte di stagione. Servono tutti nelle migliori condizioni possibili, dobbiamo fare molti punti e soprattutto la semifinale di Coppa Italia da giocare. Quindi, ancora una volta, con Ildiz e Vlahovic, mi viene da dire, con Milik pronto a subentrare. Tre attaccanti su cinque a disposizione, con Ken che in questo momento sembra essere in uscita, ma aspettiamo le ufficialità, perché finché non c'è l'ufficialità non vuol dire niente. Klopp va via da Liverpool a fine stagione. Allegri dice: i motivi lui li sa, li ha spiegati, sicuramente farà altre cose importanti da altre parti, l'ha dimostrato a Dortmund e Liverpool. E il discorso scudetto non è una questione dello scontro diretto, anzi, chiamiamolo Inter-Juve e non scontro diretto. Ecco, a differenza dei giornalisti che continuano a fare le solite tre domande, Allegri tira fuori dal cilindro dei conigli. Adesso la partita tra le prime due squadre in classifica, non si può nemmeno più parlare di scontro diretto, non possiamo più chiamarla scontro diretto, dobbiamo chiamarla Inter-Juve. Che comunque è uno scontro diretto anche, cioè lui stesso ha parlato di scontro diretto quando abbiamo giocato tipo Juve-Roma. Quello era uno scontro diretto per l'accesso alla Champions. Non è uno scontro diretto Inter-Juve. Cioè, tutto ciò è meraviglioso. È meraviglioso come riesce a rigirare le carte in tavola. Sembra quelli che fanno i giochi delle tre carte, che devi indovinare qual è la carta giusta mentre le muove. E poi rincara la dose. Cioè lui non è che solo viene a vedere e rilancia come se fosse un giocatore di poker e dice: non scordiamoci che il Milan è la terza incomoda del campionato e può rientrare. Momentaneamente hanno fatto più punti l'anno scorso e il loro periodo peggiore l'anno passato. Secondo me le carte in regola per entrare nella lotta a scudetto. Noi dobbiamo pensare a noi stessi a fare tre punti. Non è facile, perché l'Empoli è una squadra noiosa che nel primo anno vinse qui da noi. Sono una squadra di qualità e pronta, è portata a giocare. Una volta fatta quella di domani vedremo quello che avremo fatto. Ci sono tanti punti in palio, l'importante è rimanere in equilibrio. Ora, abbiamo parlato di questo ieri alla Bobo TV. E io ho detto che per me no, per me il Milan non è destinato a rientrare. Cioè che ma aritmeticamente lo potrebbe fare, perché guardando banalmente la classifica sì, però poi non credo che avrà la forza per farlo. Mi piace che Allegri abbia voluto commentare questa cosa e ovviamente l'ha fatto nel modo più interessante possibile per quella che è la sua figura, e cioè mettendo anche la possibilità di far rientrare una terza squadra nella lotta scudetto, perché non è lo scontro diretto Juve-Inter, assolutamente no. Però il Milan sì, cioè la Juve non c'è nella corsa scudetto, ma il Milan sì, può rientrare. Quindi se il Milan può rientrare, la Juve sopra, significa che la Juve c'è. No, però la Juve non c'è. Siamo a dei livelli, questa stagione siamo a dei livelli di logiche infrante che sono vergognose, e io non capisco come si possa ancora continuare a fare queste domande ad Allegri quando le risposte sono queste e non sono risposte che possono interessare. E ad Allegri chiedono: ti intendi di tennis? E lui risponde: Livorno, gioco in doppio. E allora chiedono: tra Juve e Inter chi è Sinner e chi è Djokovic? Tra l'altro complimenti a Sinner per l'impresa di aver battuto Djokovic questa notte, veramente incredibile, da quanto ho capito in finale all'Australian Open. Difficile dirlo, il calendario fa così, perché chiedevano se era una partita di tennis, una gioca prima o una che gioca dopo, non c'è più la contemporaneità da una vita, quindi va bene, d'accordo. Il calendario fa così, anche se è il bello, se vogliamo metterla così. Dobbiamo fare punti per arrivare in cima o nelle prime quattro, quindi giocare prima o dopo, se punti non li fai non li arrivi. Ma infatti io, cioè, beh, sta roba mi manda nei matti. Io sono d'accordissimo con Allegri, ma chi se ne frega, giochi prima, giochi dopo, tu devi fare i punti. Cioè tu devi fare i punti, che giochi prima o che giochi dopo, ma chi se ne frega, ma tu devi andare in campo e vincere la partita. Ma chi se ne frega, giochi prima, giochi dopo, cosa cambia? Cioè vuol dire che non sei forte mentalmente, però allora può voler dire tutto. Cioè se giochi prima, hai la tensione che se poi non vinci domani ti scavalcano. Se giochi dopo e sei già risultato, hai la tensione che se non replichi al risultato positivo allora poi è un disastro. Cioè dipende come la giri, cioè chi se ne frega. Su questo sono assolutamente d'accordo con Allegri. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, dare continuità e mantenere l'asticella alta. Serve una grande forza mentale e equilibrio. Nella seconda parte di stagione fare punti è più difficile. Complimenti a Sinner, bla 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 bla. Poi dice: se noi siamo giovani rispetto all'Inter, come età saremo Sinner e loro Djokovic. Vabbè, battuta inerente al calcio. E poi c'è una domanda interessante su Meriti, mi pare che avesse fatta Romeo. E perché
È giusto, secondo me, puntare anche il dito su questi calciatori e cercare di capire quella che è l'idea dell'allenatore. Secondo me Allegri qua dà una risposta politichese, indubbiamente politichese, però che fa capire tante cose. Perché Allegri dice: Miretti è un 2003 che ha giocato già 15 partite più o meno da titolare, ha subentrato in questa stagione. Ha già più di 50 partite nella Juventus e non è semplice a quell'età. Che è una risposta che ormai lui dà di default. Infatti, secondo me Miretti ha fatto già qualcosa in più anche delle 50 partite, non ho controllato, ma lui spesso e volentieri quando parla di Miretti ha questa risposta di default. Poi dice: fa cose buone, altre meno buone, come tutti e come facciamo anche noi allenatori quando sbagliamo. Io sono molto contento per le potenzialità che ha, può fare decisamente meglio. Deve rimanere sereno e tranquillo perché intanto ha fatto gol, è cosa importante anche in Coppa Italia quando si è procurato il rigore. Come tutti i ragazzi giovani in squadra vanno lasciati crescere e gestire nei momenti di down. È successo a Miretti, ma è successo anche a Fagioli inizio anno. Normale che sia così nel percorso di crescita finché non saranno maturi per giocare bene tutte le partite. Quindi Allegri fa capire che effettivamente su Miretti non è ancora pienamente convinto. Forse non ce n'era neanche bisogno, nel senso che bastava vedere un po' quanto spazio, poco spazio sta trovando Miretti in questa stagione. Però Allegri lo fa proprio capire. Cioè, per le caratteristiche e le qualità che ha, Miretti potrebbe fare meglio. Poi va lasciato lavorare, è un ragazzo giovane, ha già tante partite nella Juve, su questo siamo d'accordo, però sono d'accordo con la fotografia di Allegri. Miretti è un giocatore interessante, che ha delle potenzialità, che adesso non ha ancora mostrato, non ha ancora tirato fuori. Poi Allegri dice: non è questione di cambio di mentalità, la squadra è omogenea, ha voglia di lavorare bene e di migliorare. Questa è la cosa più importante. Stiamo crescendo in un percorso iniziato e va portato avanti con serenità l'ambizione di migliorare e fare qualcosa di importante. Il concetto di lavorare oggi è stato estremizzato, non so quante volte abbia detto lavorare e migliorare, sarebbe interessante contarle. Sinceramente sulla quota scudetto mi trovo in difficoltà, ovviamente adesso che c'è dentro la Juve la quota scudetto è un po' un problema, quando c'era le altre la quota scudetto così come se volasse, ma questo rientra ancora in tutto il baraccone che è stato montato dalla Juventus a livello comunicativo in questa stagione, cioè è tutto lì il discorso, è questa volontà di tenere questo basso profilo, bassissimo. Questa è proprio una partita poker più che una partita tennis, la Juventus con tutti i tesserati sta giocando una partita poker. Noi stiamo facendo un percorso e siamo contenti di essere lì, ma non bisogna accontentarsi. Contro l'Inter, che è una squadra forte, è favorita per il campionato, ha fatto un sacco di punti, essere vicini a loro è un orgoglio, non vuol dire che bisogna accontentarsi, ma venga da una Supercoppa, diversi trofei e una finale di Champions. Quindi per noi confrontarci con loro è bellissimo, visto che facciamo un percorso diverso. Percorso diverso lo stiamo facendo perché ce lo stiamo raccontando, però. Questo lo voglio dire con grande chiarezza, perché ce lo stiamo raccontando. Perché quando ritorna Max Allegri, ormai 2 anni e mezzo fa, non si era mai parlato di facciamo un percorso, gli altri sono più avanti, noi non siamo la squadra che deve vincere, si era sempre parlato di vincere, 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 tornare a vincere, tornare a vincere, tornare a vincere. Quindi il percorso diverso lo stiamo facendo perché ce lo stiamo raccontando. Questo deve essere chiaro, chiaro, chiaro. A me pensare troppo più 4, meno 2, meno 5, noi abbiamo una partita difficile contro l'Empoli e dobbiamo pensare a quello che è la cosa più importante, con equilibrio, facendo l'ordinario e non lo straordinario. Poi avremo una settimana per preparare la partita successiva, altrimenti andiamo fuori ritmo e non è bello per noi. Ordinati con il nostro ritmo, poi recupero e prossima partita, più o meno 4, non lo tengo in considerazione. Cioè, ma vi rendete conto? Avevano appena fatto la domanda ad Allegri sul giocare prima, giocare dopo e gli ha richiesto la stessa cosa. Era appena stata fatta sta domanda, cioè, ancora una volta cosa... E allora io vi commento e vi dico: sono d'accordissimo con Allegri quando dice che è inutile giocare prima, giocare dopo. Eppure noi rifacciamo la domanda, l'hanno fatta 3 minuti fa, la rifacciamo uguale. E poi se la domanda è sullo scudetto, allora io ti richiedo lo scudetto, è l'obiettivo, è i primi 4 posti. Cioè ormai è diventata una barzelletta, non è una conferenza stampa, è diventata una recita. Manca solo il bambino dietro che si mette così e fa l'albero e i genitori invece che i giornalisti a fare le foto. Ormai è una recita, non è una conferenza stampa, eh. Cioè, della partita quanto si è parlato fino adesso? Stiamo registrando da 14 minuti. Ci sono state 3 domande sulla partita, interessante. Una domanda su Miretti, interessante. Ce ne sarà adesso la prossima che sarà interessante. 3-4 domande interessanti per fare il punto sugli infortunati, per fare il punto sulla formazione, sui diffidati, per fare il punto sui recuperi, su dei giocatori determinati singoli. Poi tutto il resto è chi gioca prima, chi gioca dopo, la corsa a scudetto, la Juve, l'Inter, il Milan, la distanza, la quota a scudetto. Ma santo il Signore, signori Dio. Faccio fatica, eh. Così faccio veramente fatica anche a portarvi poi qualcosa di godibile. Io non riesco a recitare, cioè non sono fatto così. Non ce la faccio a mettermi qui e dire: oh, è stata bellissima, è stata interessante. Io devo dire quello che penso.
E dopo 25, quante ne abbiamo fatte? 24 conferenze stampa in stagione, in cui le domande sono sempre quelle, pre-partita e post-partita sono sempre quelle. Io mi domando come sia possibile questa cosa, davvero me lo chiedo dal profondo del mio cuore. La domanda interessante, finalmente, respiriamo, sfoghiamo tutta la frustrazione, la tensione, la buttiamo fuori. Differenza tra Chiesa e Yıldız, che sarà il contenuto che vi porterò oggi pomeriggio. Allegri dice: Yıldız è un giocatore che ha fatto molto bene in queste partite. Rispetto a Federico, strappa meno. Federico credo sia unico nel suo modo di giocare, ha caratteristiche diverse. Fede si defila, Yıldız gioca più dentro il campo. Va lasciato sereno di crescere, giocare e sbagliare. Ha l'età molto bassa, ma è molto inquadrato per l'età che ha. Sono d'accordo con tanto e vorrei approfondirlo appunto nel contenuto di oggi. E sarà, secondo me, un contenuto molto molto interessante, che ieri abbiamo portato anche alla Babbo TV. Abbiamo passato una settimana serena, non ce ne siamo neanche accorti. Dobbiamo continuare a lavorare. L'Inter ha una partita in meno, poi ripeto, c'è il Milan, può rientrare nella corsa ai primi tre posti. Su questo dobbiamo lavorare. Io dico sempre che l'equilibrio è la cosa più importante. Ci dobbiamo pensare partita in partita. Qua proprio Allegri ha messo modalità stereotipi, e dice l'equilibrio, quest'anno abbiamo una partita a settimana, quando saranno una ogni tre giorni ci penseremo, non ha senso pensare a quello che accadrà tra tre mesi, il calcio è bastardo, un giorno sei bravo, l'altro giorno non più, la forza e l'equilibrio costante, soprattutto nel campionato con 38 giornate, siamo alla 22esima, serve continuare a lavorare perché ci sono margini di miglioramento, come già detto diverse volte, è una squadra che nei prossimi 3, 4, 5 anni può solo migliorare e avrà un ottimo futuro. Qua proprio ha fatto un respirone, ha buttato fuori tutti gli stereotipi, perché anche lui non ce la faceva più, perché la conferenza stampa sta iniziando a diventare molto lunga e si sarà rotto le palle anche lui di rispondere sempre alle stesse cose. Il traguardo impossibile non era riferito a lo scudetto, è una condizione psicologica da avere nella testa, serve fare il massimo e non pensare che si può arrivare in cima, fare grandissime cose o vincere 10 partite di seguito. La convinzione è molto importante, poi se ci saranno più bravi di noi a fine stagione applaudiremo. Serve portare avanti il nostro lavoro con la convinzione di poter migliorare le cose. Se uno si mette dei limiti è già difficile, la perfezione non esiste, ma serve essere convinti di raggiungere anche senza poterlo fare per arrivare in alto. Allora, questo è un po' il motivo per cui tutto l'anno io mi sono lamentato di sta storia dello scudetto, degli obiettivi minimi, del quarto posto, l'obiettivo comune, perché mi fanno arrabbiare, tanto perché c'è la Juventus, e in seconda battuta proprio per quello che dice Allegri, lo dice lui, se uno si mette dei limiti poi diventa difficile. La Juve non deve avere dei limiti, non esistono obiettivi minimi, ed è stata la prima dichiarazione di Giuntoli prima di cambiare e andare nella direzione societaria, direzione dirigenziale, direzione dell'allenatore, dicendo che l'obiettivo è tornare in Champions, l'obiettivo è entrare nei primi quattro posti. No, la Juventus gli obiettivi minimi non esistono, parliamo di questo presupposto, poi al massimo ne parliamo a fine stagione. Qua abbiamo iniziato a parlare di obiettivi minimi a inizio anno, non esiste. Sta roba non esiste. E infatti mi era piaciuto tanto la dichiarazione di Allegri post Lecce, perché faceva capire che effettivamente qualcosa stava iniziando a cambiare. Pian piano, qualcosina. E oggi l'ha ribadito in questa frase qui, ha spiegato. Cioè io adesso sarò sincero con voi. A me sembra un Allegri che le ripete per inerzia certe cose, ma non ci crede nemmeno lui. Cioè ormai mi sembra proprio una persona che nemmeno più le vorrebbe dire, che è stanca di dirle, che sta cercando di continuare a mantenere questa linea di pensiero perché ormai l'ha portata avanti, ma che non ne può più, cioè non ne può più, e non ne può più di ripetere sempre la stessa roba, anche lui, non ne posso più io, figuratevi lui quanto non ne può più. E allora qualcosina sta cercando di farla capire in modo diverso, di farla entrare di traverso, però poi si ritorna indietro, cioè c'è questo ping pong di dichiarazioni, di contenuti abbastanza strano. E poi dice: su Weah devo decidere, i cambi sono molto importanti. A Lecce Weah è entrato bene, così come Ealing ha fatto l'assist per il gol, o Alexandro gli ultimi 10 minuti, o Milik che ha fatto lo stesso. Serve essere tutti presenti, da chi va in campo a chi viene in panchina. Anche questo un mantra di Allegri che sta ripetendo spesso e volentieri, giustamente. Ken sta riprendendo il lavoro, vedremo, momentaneamente è della Juventus, poi vedremo nei prossimi 3-4 giorni finché non finisce il mercato. Milik è sereno e sta bene fisicamente dopo e mentalmente dopo la tripletta, è affidabile, è di grande tecnica e quando entra è determinante. L'importante è avere lo spirito e l'obiettivo comune di arrivare in fondo,
e giocare la Champions. È l'obiettivo di tutti, perché più partite ci sono e più giochiamo. Vedete? Un po' avanti, un po' indietro. Prima un dito, poi tolgo la mano. Robe un po' particolari. Ma questo è, scusatemi, perdonatemi, io vi devo chiedere scusa al termine di questo video, perché dopo 20 minuti mi sento in dovere di scusarmi, perché è stato un contenuto un po' così, nel quale mi sono anche un po' alterato, ma ormai le conferenze stampa sono questo. E so che è giusto farle, perché è giusto dare indicazioni su quella che sarà la partita, però vi dico la verità, sto pensando di cambiare il format delle conferenze stampa. Piuttosto che mettermi qui e leggervi sempre le stesse cose, semplicemente farvi un riassunto e parlarvi di un determinato concetto e basta. Fatemi sapere un po' la vostra, perché non vorrei stancarvi. Mi sembra brutto stancarvi, perché io sono stanco di queste domande e di queste risposte. E capisco che parlare di queste cose e trasferirle a voi possa stancare pure voi. Quindi aspetto le vostre considerazioni sotto nei commenti. Ci vediamo con il contenuto su Chiesa Yildiz. Ciao ragazzi.